chi ha fatto il corso sa come si deve comportare all'interno del bosco. Non bisogna usare rastrelle perché è una cosa aberrante. Il fungaiolo ha il suo paniere in vimini che permette di poter fare lasciare le spore man mano che il fungo è dentro il paniere, quindi non si va con buste di plastica, non si va con contenitori in plastica chiusi. Seconda cosa, si usa un bastone da fungaiolo, un bastone semplice. Terza cosa, bisogna avere sempre un coltello a portata di mano perché il fungo va reciso alla base in modo da lasciare il micelio integro. Terza cosa, non diciamo, alterare il luogo, del, diciamo, il sottobosco dove il fungo si comincia a crescere. Quindi quando vedete un monticello di foglie sollevate, probabilmente lì c'è un fungo, con accortezza, con le mani, con la punta del bastone, spostate le foglie e vedete se quel fungo, se c'è, se è commestibile. Se non è commestibile, lasciatelo da parte senza schiacciarlo, senza alterarlo, perché comunque i funghi hanno una loro importantissima presenza nell'ecosistema. Quello che noi raccogliamo è il frutto epigeo del fungo. Il micelio, che è la parte più importante, si stende sotto la pianta, sotto le radici. C'è una simbiosi con la pianta che permette di sopravvivere a entrambi gli esseri viventi in condizioni migliori possibili.